Bentornati su questo nuovo speciale Lidl. Allora, oggi alla Lidl trovate tante bellissime cose sul cucito. Ora, diciamo che la maggior parte di quelle cose, anzi si può dire tutto, già ce l'avevo, ma quello che mi interessava era questa, perché questa è una macchina da cucire che ha moltissimi punti, a differenza della mia che è molto più semplice. Ma prima di aprire la nostra confezione e farvi vedere com'è e tutti gli accessori che escono dentro, volevo ringraziare tutti quelli che mi seguono, i nuovi iscritti che ultimamente sono diventati tanti, e quindi cosa dirvi? Grazie. E continuatemi a seguire, perché ogni volta io porterò sempre delle novità. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e apriamo il nostro pacco. Allora, questa è la confezione, si presenta in questo modo. Qui, come vedete, fa vedere già alcuni accessori che sono all'interno. Poi, se noi la giriamo, qui vedete che c'è anche questo prolungamento, che è un tavolino molto comodo. Lo schemino, questo qui che è uno schermo praticamente dove poi verranno scritti i numeri dei punti, eccetera. Ma adesso, beh, questa è un po' di storia della Singer, quindi dal 1851 al 1952 fino ai giorni d'oggi. Ma apriamola così vediamo cosa contiene questo scatolone. Questa è la tavola che vi dicevo, diciamo il prolungamento della nostra macchina da cucire. Poi abbiamo questo che è il libro delle istruzioni. Okay, togliamo questo, aspettate che qui mi cade tutto, tiriamo fuori lei. Ah no, prima qui abbiamo un pochino di cosine, insomma, che escono, poi li vediamo meglio nel dettaglio. Quindi, tutti gli accessori, e ora tiriamo fuori la macchina. Vi garantisco che pesa tantissimo. Ecco qua, e questa è la macchina. Quindi si presenta in questo modo. Qui abbiamo il cavo e il nostro pedale. Qua sotto, non so se riuscite a vederli, a questi piedini in gomma che evitano che la macchina scivola. Infatti sicuramente poi, se dovrò fare dei video dove la dovrò spostare, dovrò metterci un qualcosa sotto, perché sennò tra il peso eccetera rimane quasi impossibile. Allora, prima di vedere la macchina vediamo gli accessori che escono. Quindi accessori. Allora, gli accessori che ci danno in dotazione sono questi. Abbiamo due porta rocchette, quindi diciamo due portafili, quindi due rocchettine. Questo che è il pirulino dove poi dopo possiamo inserirlo, quindi qui sopra la macchina.
perché la macchina in dotazione ne ha uno qui dietro, quindi se noi vogliamo possiamo utilizzare questo o mettere questo qui, come ci troviamo più comodi noi. Poi questo, che è sempre per fermare, poi una volta abbiamo messo la nostra rocchetta, però più che altro per questo qui dietro, per fermare poi il filo. Il pennellino per la pulizia e questo per quindi togliere i punti ed aprire le asole. La chiavetta per inserire e togliere i nostri piedini, o anche diciamo per la pulizia della macchina. Gli aghi, quindi tre aghi di riserva, poi due feltrini che servono per bloccare la rocchetta di filo, questo che va applicato sulla macchina per inserire la rocchetta se lo vogliamo mettere in verticale, perché se no nella macchina già ce n'è una per metterla in orizzontale, e poi tutti i piedini. Allora, questo che è per i rammendi, poi abbiamo quest'altro piedino, questo, poi i piedini le vedremo in seguito in dettaglio, magari di ogni piedino vi farò qualche video, o magari un video dove vi farò vedere tutti i piedini, mo vediamo. E quindi questi sono tutti i nostri piedini che escono in dotazione nella macchina. Diciamo che come accessori non sono pochi. Ovviamente oltre il classico piedino che già è inserito alla macchina. Ok. Poi qui abbiamo il cavo. Vediamo un attimo come è fatto questo cavo. Allora, questo è un classico cavo, perfetto. Quindi questa è la parte che va alla macchina e questa è la corrente. E separato c'è quest'altro, però lo devo aprire perché hanno messo un sacco di scotch, quindi vediamo un po' così se riesco a aprirlo. No. Allora, sai che faccio? Lo taglio qui sopra, facciamo uscire da sopra. Ok. Allora, questa per esempio, a differenza di quella che avevo io, questa va, va separato, mentre la mia vecchia macchina, sempre della Singer, aveva questo, andava attaccato qui e poi alla corrente. Invece questo nuovo modello hanno fatto che il piedino, come vedete, è separato dall'alimentazione. Infatti se io giro la macchina vi faccio vedere dove va collegato. Allora, qui sotto abbiamo dove inserire quindi l'alimentazione della macchina, che va qui, mentre per quanto riguarda il piedino del pedale, io lo chiamo piedino ma è il pedale, va in quest'altra parte. Ok, il cavo mi sembra insomma anche abbastanza lungo. Beh, allora adesso accendiamo la nostra macchina così la vediamo accesa. Anzi no, prima di accenderla vi volevo far vedere questa parte qui. Ok, attacchiamo questo. Questo è fatto in questo modo. Dentro troviamo questo che è per creare le nostre asole. Ok. Quindi, poi magari farò un video pure per farvi vedere come funziona.
Ok, mettiamoci anche questi altri accessori e chiudiamo. Quindi una volta che ho staccato questa parte qui, posso andare a mettere il ripiano. Andiamo a inserire questo, così vi faccio vedere. Allora, qui sotto, quindi apriamo. Dovresti andare quindi là, tu vai qua e tu vai lì. Ok, eccolo qua. E questo è il nostro ripiano. Quindi, come vedete, abbiamo un appoggio maggiore per quando dobbiamo lavorare. Qui sotto abbiamo alcune misurazioni. Allargo un pochino lo schermo e questo è come si presenta. E questa è la nostra macchina accesa. Allora, vediamo inizialmente questa parte qui. In questa parte qui abbiamo questi che sono tutti i punti, quindi i motivi che noi possiamo scegliere. E già qui ci aiuta parecchio per la scelta, perché sotto poi ci sono i numeri, quindi in base a quello che noi vogliamo fare selezioniamo il numero. Il numero lo selezioniamo utilizzando queste due freccine, quindi quello che vedete poi qui sullo schermo è il numero che andremo a scegliere. In automatico, quando noi scegliamo un punto, ad esempio ecco questo che è il numero 4, che è questo zigzag fatto in questo modo, la macchina ha già impostato quindi sia la larghezza del punto che anche la posizione dell'ago e regolare la lunghezza del punto, quindi come deve essere messo l'ago, quindi la posizione, perché noi l'ago lo possiamo spostare più o meno vicino al bordo della cucitura che dobbiamo andare a fare, oppure lasciamo così come è impostato. Ma mettiamo il caso che noi vogliamo modificare qualcosa tra le impostazioni principali. Quindi mi ha detto, facciamo il punto 4, però allora, se io volessi aumentare la lunghezza del punto, devo andare a selezionare qui, quindi dove c'è scritto 2, e vado e posso aumentarlo, ecco, in questo caso questo punto arriva fino a 3 massimo, per un minimo di 1. E quindi utilizzando queste frecce io aumento e diminuisco questa lunghezza. Mentre se io voglio la larghezza del punto, quindi spostare l'ago dove io, diciamo, vorrei posizionarlo un pochino più vicino, lontano dal bordo, basta che vado qui e lo sposto. No, quindi con l'aiuto di queste freccettine mi posiziono se non voglio lasciare quello che in default già c'è. Poi andando qua praticamente cambio i punti e qui abbiamo tutti i nostri punti. Poi da quest'altra parte invece ci troviamo il nostro piedino, che lo alziamo e abbassiamo utilizzando questa leva che abbiamo qui dietro, l'ago. Questo che serve per mettere, infilare il nostro ago, quindi c'è anche il filalaghi se uno non lo vuole far manualmente. Quindi diciamo che questa parte è molto simile a quelle tradizionali, a parte questo infila ago. Poi qui sopra invece che cosa abbiamo? Abbiamo la tensione del filo, perché noi sappiamo bene che in base al tipo di punto dobbiamo mettere la tensione filo. La tensione filo, quindi la mettiamo ruotando questa manopolina che sta qui sopra. Questo serve per fare il retromarcia, quindi quando andiamo a bloccare il punto utilizziamo questo e facciamo il nostro retromarcia. Mentre la parte superiore, ok, qui che cosa abbiamo? Abbiamo
come infilare il nostro filo. Comunque mi sembra una bella macchina, piuttosto completa. Vediamo sotto il porta rocchette come è fatto, quindi smontiamo un attimino questo. Ok, apriamo qui, eccolo qui. Allora, questo è fatto, diciamo, come è fatto quello della mia macchina, tranne che questo è un pochino diverso, ma il resto è uguale, perché ovviamente questo ha un'infilatura sotto, mentre alcune macchine hanno l'infilatura qui sopra, non serve aprire lo sportellino sotto, ok? Diciamo che penso di aver fatto un buon acquisto. Che ne pensate voi? Poi magari farò qualche video dove farò dei lavori e vi spiegherò i vari piedi, i vari punti, eccetera. Io per ora vi saluto e vi ringrazio ancora per l'attenzione che avete. Ciao, alla prossima!